Ben ritrovati amici di Milan TV per rivivere una gara storica del Milan, la gara che diede lo scudetto ai rossoneri, stagione 2003-2004, per la precisione il 2 maggio 2004 Milan contro Roma, terz'ultima giornata di campionato, 6 le lunghezze che distanziavano i rossoneri dai giallorossi. Milan 76 punti, Roma 70. Era la Roma di Francesco Totti, Antonio Cassano, era il Milan di Andriy Shevchenko e Kakà, con Totti che fino a quel momento, a quel punto della stagione e poi in quel campionato si fermò comunque a quota 20 reti, il Milan di Shevchenko che divenne il capocannoniere della stagione, il capocannoniere della Serie A. Dall'altra parte Cassano, un giovanissimo Cassano all'epoca ventenne, con 14 reti in quel campionato, e poi dall'altra parte un Kakà straordinario. Ecco inquadrato intanto Carlo Ancelotti, il suo secondo Tassotti, quasi tutto pronto per un Ancelotti che in quell'occasione scelse di non affidarsi al suo albero di Natale ma optò per Kakà alle spalle di Shevchenko e Thomasson, con l'intera formazione del Milan che schierava Dida in porta, Cafu, Nesta, Maldini, Costa Curta, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà alle spalle di Thomasson e Shevchenko, con Rui Costa a partire dalla panchina, anche Manuel Rui Costa grande protagonista di quella partita. Comincia il direttore di gara, signor Domenico Messina di Bergamo, ha dato il via alla gara che è cominciata, un San Siro tutto esaurito, un San Siro con oltre 77.000 persone per provare a festeggiare quello che tutti si auguravano, che poi è stato lo scudetto del Milan contro la Roma, che è stata grande protagonista di quella stagione, è stata davanti alla classifica della Serie A, è stata capolista per diverse giornate, è stata una stagione in cui Milan, Roma e Juventus si sono contese le prime posizioni del campionato per l'intera stagione, dandosi battaglia per una stagione davvero avvincente, ma che ha visto vincere e trionfare il Milan, che ha meritato ampiamente comunque la conquista di questo scudetto, con Cafu sulla destra che avanza, siamo nei primissimi minuti di gioco, Kakà si allarga sulla destra per trovare lo spunto, salta lì ma il pallone è dentro, e poi il gran gol di Andriy Shevchenko che mette subito la partita sui binari giusti. Dopo poco più di un minuto Andriy Shevchenko, chi se non lui, l'ucraino, il re dell'est, a mettere l'inzuccata, ad indirizzare subito la partita che da lì in poi sarebbe stata in discesa, anche se poi la vedremo, ci sono state tante occasioni, tanto di cui parlare, una partita comunque calda, con Kakà destro sinistro, balla e danza sulla palla con un'eleganza incredibile, Ricardo Isaacson dos Santos Leite si traveste da ala destra e pennella un cross con la calamita sulla testa dell'ucraino che frusta questo pallone sul secondo palo, e arriva l'esultanza del San Siro rossonero che si scatena. La partita è ancora lunga, mancano 89 più recupero, praticamente una gara intera considerando i recuperi dei due tempi, praticamente non è iniziata la gara, il Milan è già 1-0, è già avanti il Milan che voleva partire immediatamente forte, e il Milan che è riuscito a trovare il gol con San Siro che osanna e che canta per Andriy Shevchenko e Kakà, e poi per tutta la squadra. In questa formazione vediamo come Billy Costa Curta giochi terzino sinistro, sulla destra Cafu, abbiamo detto, in mezzo Maldini a ricoprire il ruolo di centrale, lui ovviamente poteva giocare anche a sinistra con Costa Curta in mezzo, ma il Milan ha scelto Nesta Maldini al centro della difesa, con una Roma con grandissimi interpreti che in quella partita si schierava con il 4-4-2, era partito così Capello in quella gara, molto ordinato, molto compatto, proprio per cercare
di evitare quello che invece poi è accaduto subito. Intanto Kakà in fiamma, San Siro va via e viene messo giù. Kakà che tocca la palla con una sensibilità, una maestria, con tante carezze coccola quel pallone per poi muoversi sinuoso ed elegante come nessuno. Riccardo Kakà, veloce, preciso, tecnico e rapido. Solo così Zebina poteva fermare le accelerazioni di un Kakà che quando partiva era imprendibile. Un primo tocco straordinario per mettersi in condizione di saltare l'uomo, di giocare subito la palla in una nuova azione. Si faceva assist e riusciva a far impazzire tutti i suoi tifosi. Un beniamino unico e raro nella storia gloriosa del Milan, proprio Kakà. Dicevamo di una Roma che ha scelto il 4-4-2 con Capello, che in quella stagione aveva alternato il 3-5-2 al 4-2-3-1 proprio per mettere in condizione Totti e Cassano di dialogare al meglio, con un Totti che viene sempre basso a giocare in zona avanzata del centrocampo, quasi in posizione da trequartista, seconda punta. La Roma scelse proprio il 4-4-2 con Pellizzoli in porta, Panucci, Zebina, Samuel e Lima, era assente Kivu, con Candelà dirottato sulla linea dei centrocampisti, Emerson Dacour la cerniera di centrocampo, Amantino Mancini sull'altra corsia sul versante opposto, con Totti Cassano in avanti. Più avanti nel corso della gara la Roma tornerà a quella che è stata la difesa a tre per una sfida in quella stagione tra Milan e Roma, che si sono incontrate 4 volte. Il Milan ha fatto il poker, l'unplane, 4 su 4. Le altre 3 gare sono tutte terminate con il punteggio di 2-1 per il Milan, 2 volte in Coppa Italia. Attenzione però alla Roma con Amantino Mancini che punta Billy Costa Curta, la scivolata e poi la chiusura ermetica di Paolo Maldini, che lascia ancora tranquillo Nelson Dida in porta. Tanti ammoniti nel corso della gara, con la Roma che prova subito a rispondere, ma il Milan voleva questa vittoria perché vincere i 3 punti avrebbero dato in maniera matematica la certezza dello scudetto, il 17esimo nella storia del Milan. E quello è un Milan che ha alzato in quella stagione la 4ª Supercoppa UEFA Monte Carlo, proprio ad inizio stagione, vincendo 1-0 contro il Porto di José Mourinho. La rete, neanche a dirlo, di Shevchenko su assist dalla destra, come in questa partita con l'altro trequartista di quello che poi è stato il famosissimo albero di Natale di Ancelotti, di Manuel Rui Costa, che siglò il 33esimo assist in maglia Milan con quel grande cross per la testa di Shevchenko. L'anno prima la 6ª Champions vinta in finale con la Juventus, la semifinale vinta contro l'Inter, una Champions indimenticabile per come è arrivata, con 2 derby italiani vinti, il derby di Milano e poi la sfida contro la Juventus vinta a Manchester ai calci di rigore. Ricordando che quel Porto di José Mourinho è il Porto che al termine di quella stessa stagione vinse la Champions League, e quindi un avversario di assoluto valore, ma quel Milan ovviamente poteva battere chiunque, così ha fatto anche contro i portoghesi. Amantino Mancini sollecitato spesso nei primi minuti di gioco con una sovrapposizione interna su Totti, anticipato da Billy Costa Curta. L'accentratore del gioco è ovviamente Francesco Totti. Emerson al limite dell'area, prova un pallone sul secondo palo, Candelà non è partito, Emerson avrebbe voluto il taglio, lo mima indicando con il braccio, invece Dacour voleva un pallone più vicino, un pallone un po' più semplice, si scusa con il compagno il brasiliano Emerson, altro grande protagonista del calcio italiano, un giocatore di assoluto valore come tutti i giocatori in questa partita, in queste 2 rose.
Shevchenko di testa, anticipato Cafu per Gattuso, lo stop, torna indietro da Sandro Nesta, il rinvio lungo non può essere preciso, ma Gattuso per Cafu, cambio versante del pendolino con Thomason che si deve impegnare, grande costanza, grande abnegazione per l'attaccante danese, secondo miglior marcatore in quella Serie A per il Milan, per intenderci, un giocatore che sapeva fare gol in ogni modo, che sapeva stare silenzioso in panchina per entrare e rendersi preziosissimo in ogni occasione. Jon Dahl Thomason, 12 gol in quel campionato in 26 presenze, più 2 gol in Coppa Italia e il gol nella Intercontinentale di quella stagione che il Milan non alzò. Rapace d'aria, capace di essere sempre al posto giusto al momento giusto, davvero Jon Dahl Thomason, ma dotato anche di una grandissima tecnica. Rivedere il gol a Bologna con controllo orientato di petto e pallonetto di sinistro a Pagliuca per credere, giocatore davvero grande rivelazione. Qui messo giù Totti, il cuore di Gattuso ha fermato la corsa del capitano della Roma. Cerchiamo spiegazioni, ma qui è stato fischiato probabilmente un fallo su Costa Curta, una trattenuta ai danni di Costa Curta è stata fischiata da parte di Amantino Mancini, che scuote la testa, per quello non era contento Francesco Totti, non è contento Fabio Capello. Che spettacolo, San Siro gremito in ogni ordine di posto. In quella stagione San Siro rossonero fece più tifosi solamente nel derby contro Inter di un migliaio, qualche centinaio, quasi un migliaio di unità in più, e poi la gara che accolse più spettatori in quella stagione fu l'ultima partita, la festa Scudetto, l'ultima in casa, questa era la penultima in casa, si parla dell'ultima in casa, la festa Scudetto, che è coincisa poi anche con l'addio al calcio di Roberto Baggio. La sventagliata in avanti alla ricerca di Jon Dahl Thomason, anticipato. Era in controllo del match il Milan con la pressione di Jon Dahl Thomason. Il pallone in avanti, in qualche modo, preda di Nelson Dida. Shevchenko va via da solo, con personalità, senza timore, si gira, punta, porta palla, grande personalità, grande leadership per Andriy Shevchenko. Sedorf, ancora questa curva con grande calma, il pallone non era uscito, allora riparte la Roma, attenzione alla corsa in avanti di Cassano e poi Totti, ma la chiusura di Sandro Nesta, regale, tutti in piedi ad applaudire Sandro Nesta, e poi Clarence Seedorf, l'ovazione aumenta come aumenta il possesso palla di Seedorf, che apre sulla sinistra per Andriy Shevchenko, uno contro uno su Zebina, arriva al raddoppio, pallone sul secondo palo, arriva Cafu sull'altro versante, la sponda di Kakà per Pirlo, pallone dentro, mette in calcio d'angolo Candelà. E come si infiammava San Siro, come si auto caricavano i giocatori dopo una loro stessa giocata, una giocata del compagno che veniva supportata dall'estro del giocatore che andava a raccogliere il passaggio, come in questa occasione da Nesta a Sedor, fa Kakà, in un crescendo di emozioni e di ovazioni, pallone a centroarea allontanato dalla difesa della Roma, Cafu, pallone ovunque, dribble De Vaca, pallone da una parte, lui dall'altra, poi il tiro da posizione improbabile alla ricerca del gol, ma non è stato sorpreso il portiere della Roma Pellizzoli. Rivediamo Cafu e poi l'esterno destro, un tiro, forse un tiro cross da Kur, non può capire dove il numero 2 del Milan volesse andare a prendere quel pallone, che è andato dalla parte opposta
Cafu che ha macinato tantissimi chilometri, Cafu che arrivò proprio all'inizio di quella stagione, il Milan che si presentò ai nastri di partenza con i seguenti rinforzi: Cafu, Pancaro e Kaká, giovanissimo brasiliano proveniente da San Paolo. C'era grande attenzione su questo giocatore, poi però a quell'età ambientarsi al calcio italiano e al peso della maglia rossonera del Milan non è da tutti. Lasciarono invece Chamot, Elveg e Roque Junior, ma Kaká si fece subito notare da Ancelotti, che lo schiera spesso titolare al posto di Rui Costa o a fianco, come dicevamo, del portoghese nelle partite in cui utilizza i due trequartisti a supporto dell'unica punta, principalmente Shevchenko in quella stagione. Il resto della formazione tipo rimane quello della stagione precedente, con l'eccezione appunto di Cafu e Pancaro schierati come terzini al posto di Simic e Calazze, ma come vediamo in questa circostanza gioca Costa Curta, ha giocato Maldini, grande intercambio, grandi giocatori di qualità, perché in una formazione così direi che ti metti peschi bene. Ancelotti lo sapeva, ha fatto del gruppo, della forza, dei rapporti umani, della gestione uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia. E proprio Kaká che stupì tutti, ancora negli occhi di tutti, proprio il suo esordio e quel sombrero con cui si presentò 21enne al mondo, offrendo l'assist a Cafu per poi il 2-0 finale firmato da Shevchenko, che contro l'Ancona fece neanche a dirlo una doppietta per il 2-0 finale. Ma la classe e l'eleganza con cui andò via a centrocampo a due biancorossi dell'Ancona, uno dei due era Eusebio Di Francesco, per andare a tirar fuori ricordi, aneddoti di una stagione e di una cavalcata incredibile, quella del Milan. Pirlo, palla verticale per Shevchenko che viene incontro, Mancini sporca la traiettoria, Zebina riesce a riservire al brasiliano un pallone utile per saltare, poi ancora Pirlo, Totti su di lui, schietto fallo di Pirlo che come sempre non lasciava trasparire nessuna emozione né con il corpo né palla al piede né in viso. Andrea Pirlo, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano, assolutamente. L'anticipo di Paolo Maldini per la testa di Thomasson, guardate che pallone riesce a controllare Kaká in mezzo a due giocatori in un fazzoletto, davvero Kaká qualcosa di straordinario. Totti, tre palleggi al volo per servire in avanti Cassano, poi anticipato, ecco che prende il pallone, ancora il talento di Barivecchia, prova a scambiare con Totti, un'affinità elettiva, un'affinità calcistica tra i due che poi hanno legato moltissimo anche fuori dal campo. Gattuso su Totti che scivola, Gattuso recupera un pallone straordinario, pallone che probabilmente non è uscito, però ha fischiato un fallo, indica fallo il primo assistente di Messina. Con Totti che qui evidentemente scivola, tocca il pallone due volte con le mani, ma Gattuso non si ferma mai fino a che l'arbitro non fischia, fino a che il pallone non esce, e se sta per uscire fino all'ultimo si allunga per tenerlo in campo. Carica solo vederlo Gattuso, ed era questo l'effetto che faceva anche ai grandi campioni che gli stavano attorno e al pubblico, come dicevamo, chiunque dei rossoneri toccava il pallone infiammava San Siro, che diventava non il dodicesimo, il tredicesimo, ma il ventesimo uomo in più davvero. Pallone in mezzo di Totti, allontana Clarence Seedorf. Gattuso di testa, questa volta nel duello, nel contrasto aereo, conquista fallo. Il vuoto che sentite è sempre San Siro, che non è contento del pallone allontanato da Totti. Un Milan che andò in vetta al campionato proprio andando a giocare questa gara, però all'Olimpico, la gara di andata,
Rivediamo intanto il pallone sparacchiato da Totti e andò a vincere 2-1 in casa della capolista. E da lì non ci fu più scampo per nessuno. Da Kur, palla al piede. La stagione che era iniziata con 13 risultati utili consecutivi, le prime 13 senza mai perdere, la maggior parte vinte da un Milan che non conosceva sconfitta e, come dicevamo, lottando ai vertici con Juventus e Roma. A dicembre poi ci fu, per ricapitolare intanto, Kakà, sospinto dalla sua stessa classe a prendere un calcio d'angolo. Ogni pallone che toccava Kakà era davvero un'azione pericolosa, come in questo caso, raccolto un calcio d'angolo, raccolta un'altra opportunità per andare a far male. Sul punto di battuta Clarence Seedorf, e potevano battere le punizioni direi praticamente tutti con la tecnica che disponeva il Milan, in questo caso però troppo sul portiere. Tornando alla corsa, alla stagione, alla cavalcata del Milan, dicevamo di dicembre con la Coppa Intercontinentale a Tokyo, sfidati gli argentini del Boca Junior guidati da Carlos Bianchi. 1-1 la partita, come anticipato il gol di Thomasson per i rossoneri, di Donnet per il Boca, partita che si decise ai calci di rigore. I rossoneri perdono 3-1, furono sconfitti per 3-1, sbagliando 3 rigori. Segnò solo Rui Costa da 11 metri. E dopo quella partita, l'Intercontinentale, dopo i 13 risultati utili consecutivi di quello Milan nelle prime 13 giornate, arrivò la prima sconfitta in campionato contro l'Udinese in casa, prima della sosta natalizia. E poi appunto il nuovo anno è iniziato con il successo all'Olimpico contro la capolista, guidata da Capello, 2-1. Vi raccontavamo di questo risultato che si è ripetuto tra queste due squadre, a testimoniare la forza, la superiorità del Milan proprio contro la diretta avversaria, battuta 4 su 4. La doppietta in quel 2-1, neanche a dirlo, lo lascio pensare 2 secondi a voi. Andriy Shevchenko, ancora Kakà, intanto palla al piede, salta due uomini, l'appoggio per Thomasson che lavora un pallone, e anche Jondal Thomasson in fiamma, San Siro con una protezione della palla straordinaria su Panucci, ex della partita. Shevchenko viene sempre a toccare il pallone, lo vuole, lo chiama, lo tocca, si diverte, palla al piede, Andriy Shevchenko in mezzo a tre riesce a far filtrare il pallone per il 15 rossonero. La chiusura di Gattuso, ancora Thomasson a rincorrere questo pallone. E poi Lima cerca un colpo di tacco improbabile. Milan prova ad andare a far male proprio sulla destra, la sinistra della Roma, lasciata scoperta da Lima. Shevchenko tocca un altro pallone, carica il sinistro, smorzato, non c'è. Calcio d'angolo inquadrato, Andriy Shevchenko. ...29 gol totali in quella stagione, ai 24 in campionato si aggiunsero 4 in Champions e 1 in Supercoppa, proprio contro il Porto. 175 gol totali con il Milan al termine della carriera per Andriy Shevchenko. E in quella stagione saltò, la prima gara che saltò Andriy Shevchenko fu la gara contro l'Udinese, che coincise con la prima sconfitta. Questi numeri danno il peso proprio dell'importanza di Andriy Shevchenko, che si può ricordare nei filmati, si può ricordare nelle movenze, si può ricordare nelle clip dei gol, ma gli attaccanti si vedono dai numeri. Andriy Shevchenko davvero, oltre ad essere bello da vedere, da leggere, da ascoltare, da sentire narrato da terze persone, Andriy Shevchenko erano anche e soprattutto numeri, di finali vinte con i suoi gol, di partite decisive nelle quali fece la differenza.
con le giocate, ma con assist e gol. Andriy Shevchenko, l'altra gara che poi non giocò in quella stagione, dove fu sempre presente, fu a Modena contro il Modena, e il Milan non vinse, a testimonianza di quanto sopra. Finì 1-1. Sono tanti flash di Shevchenko in questa incredibile stagione: la doppietta all'esordio contro l'Ancona, lo slalom contro il Lecce per l'Eurogol alla quarta giornata, un gol di incredibile fattura, un pallone tra i suoi piedi, un pallone semplice, un pallone che chiunque avrebbe giocato, servito, appoggiato, coperto. Lui no, si è girato, slalom in mezzo a quattro e si è inventato il gol. Alla settima invece il gol tra i più belli visti dal vivo: Sampdoria Milan 0-3, con un triplo triangolo di Serginho che offre a Sheva un gol da PlayStation. Davvero gol in solitario, gol su azione. Lo score di Andriy Shevchenko davvero contempla qualsivoglia tipo di gol, come lo stop di petto e il gol in controbalzo alla Roma all'Olimpico. In quel 2-1 Sheva Cassano Sheva, sempre preso controtempo, anche il gol a San Siro contro il Modena a Ballotta. Intanto cacava via ancora la conclusione, fermata dalla difesa. Thomason in mezzo a due, arriva Seedorf, sfiora il gol Clarence Seedorf di controbalzo, di potenza, da fuori area, il suo marchio di fabbrica, al limite dell'area in questo caso. Dall'illusione del gol è Seedorf, 10 stagioni con il Milan anche lui, 432 presenze totali, 62 gol Clarence Seedorf. Costa Curta apre sulla destra per Cafu, in mezzo Andrea Pirlo, la sventagliata alla ricerca di Thomason che aveva dettato la profondità. Candelà per Lima, il fallo fischiato dal direttore di gara, con Lima che si scontra con Cafu, poi via di Capriola e si rialza. Kakà in mezzo a tre, ancora Kakà, davvero è una cosa incredibile rivedere Kakà in queste giocate, in queste movenze, quasi non ci possiamo mai dimenticare, ma rivederle è davvero un tuffo al cuore. E anche Cafu via a Candelà, destro sinistro, messo giù, cicca in bocca, gran sorriso per il pendolino brasiliano. Cafu che rimette troppo velocemente, ora fischia il direttore di gara con Pirlo che sventaglia sulla sinistra, dove libero Alessandro Billy Costa Curta, verticale per Clarence Seedorf. Le mezzali si muovevano tanto alla ricerca delle corsie esterne, e il pallone a Seedorf non lo toglievi mai, e se lo toglievi lo riprendeva lui. Rimessa con le mani, anzi calcio d'angolo in questo caso, con il cross di Costa Curta sul secondo palo, dove non c'è nessun milanista. Sventagliate in avanti il Milan in completo controllo del match. La voglia di vincere lo scudetto è talmente alta, talmente importante, che qua intanto Samuel prende il cartellino giallo. Walter Samuel, protagonista della Roma scudettata, tocca duro da dietro Shevchenko che si rialza in netto ritardo. Sì, con la gambona destra va a toccare il fondo schiena di Andriy Shevchenko, punto molto delicato che fa molto male. Si rialza l'ucraino, inquadrato Ivan Pellizzoli, sistema la barriera. Totti ne vorrebbe uno, dice, la mette in mezzo, sceglie due. Pirlo, non funziona lo schema con la partenza di Gattuso, allora tocco ravvicinato per Clarence Seedorf, il mancino dai 25 metri, ancora Seedorf in mezzo a due, non riesce ad andare via da Mantino Mancini che sbaglia, però l'appoggia, allora ancora possesso Milan con Pirlo,
Costa Curta e Paolo Maldini. Grande tecnica per uno dei difensori più forti della storia mondiale, Paolo Maldini. Eleganza, lettura, scelta di tempo, forza fisica, intelligenza tattica e grande tecnica non da tutti i difensori. Gattuso per Pirlo. Sulla sinistra Clarence Seedorf, pallone interessante, la sovrapposizione di Costa Curta aveva portato via un uomo. La Roma non riesce ad uscire, la Roma non riesce a toccare quel pallone, sempre in possesso degli scarpini rossoneri. Nessa si porta in avanti, l'apertura per Shevchenko, finta al destro, alla posizione in cui fece uno dei gol più belli in carriera, quello contro la Juventus. E qui decide di allargare per Cafu, rimessa laterale per il Milan. Una bellissima giornata di maggio, con un bel sole. Kakà tenta la ripartenza a Roma, ma davvero non riesce a trovare un pallone con Gattuso. Incredibilmente spinge tutto San Siro con una corsa prima su Totti, poi sul pallone e poi a mettere in fallo laterale il pallone. Il più presente in campionato fu proprio Gennaro Ivan Gattuso, 33 presenze con il gol alla terza contro il Perugia, quella sua iconica corsa per tutto il campo in maglia grigia per esultare sotto la curva, il destro al limite sul primo palo. Zebina mette dentro, Nesta rimanda fuori, sovrastato Thomasson da Panucci, che si lascia andare ad un gesto che poteva spingere al cartellino giallo, poi chiede scusa, capisce di aver esagerato Cristian Panucci. Kakà si gira elegante come sempre, il corridoio lo inventa per Thomasson, che deve combattere però da solo con Shevchenko che si abbassa molto. Ecco che la Roma torna a giocare il pallone dopo diversi minuti di supremazia territoriale e tecnica del Milan. Tra le linee Cassano e Totti vicini, ma anche una sparacchiata lunga in fiamma San Siro. E allora Panucci all'indietro per Pellizzoli, che rimette sulla sinistra da Lima. Da Curbi fianco a lui. Segue invece Panucci, che apre sulla destra per Amantino Mancini, il funambolico esterno brasiliano. Cassano non trova la giocata a lui congeniale, allora la rimessa in gioco con le mani è per il Milan, è di Costa Curta. Seedorf di testa restituisce il pallone al 19, che sventaglia con un esterno destro preciso liftato per Cafu. Ancora Shevchenko all'altezza quasi dei difensori. Cafu fa un giro al pallone. Nesta e Totti sono sfidati un'intera carriera, fin dai tempi delle giovanili, fin da bambini. Gattuso rimane in avanti. Ora è la Roma che mantiene il possesso, cerca di imbastire tre passaggi di fila, ma arriva la chiusura di Paolo Maldini. Attenzione perché la Roma si sta affacciando, ma sono Nesta e Maldini là dietro. Che controllo di Kakà e poi parte con una danza continua con il pallone, che tratta come fosse la sua più bella innamorata. Kakà danza e balla ondeggiando, veloce, rapido e saltando gli avversari, riesce a fare tutto in un unico momento, con un unico movimento.
Panucci, gittata lunga, ancora Maldini a catalizzare un altro pallone là dietro. Gattuso per Pirlo. Toccato duro da Dacu. Seedorf accende i tempi di gioco, decide di rallentare, di toccare il pallone una volta in più, e poi Costa Curta con tutta calma da Cafu. Un lancio preciso per Thomasson. La chiusura di testa, ma il pallone è ancora del Milan con Shevchenko che lo lascia. E lascia l'incarico. Per la rimessa laterale. Shevchenko in qualche modo per Pirlo. La conclusione dalla distanza di Andrea Pirlo. 36 presenze, 6 gol in questa stagione. Stiamo parlando del 2003-2004. In totale sono 401 presenze e 41 gol totali con il Milan. Signori, Andrea Pirlo. Tra l'altro questa è stata la seconda miglior stagione realizzativa in carriera per Pirlo in campionato, con 6 reti. Come durante la stagione con la Regina, stiamo parlando del 1999-2000. Lui giocò in posizione più avanzata, meglio solo la stagione precedente, 2002-2003, con 9 gol. Partito trequartista fantasista, riscoperto uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, davanti alla difesa. Grande tecnica e visione, e una tranquillità, una gestione della palla straordinaria, una visione pazzesca. Negli occhi di tutti l'assist per Grosso nel gol ai mondiali contro la Germania, senza guardare i corridoi, li apriva lui anche se non c'erano, tracciava la linea ed era poi il giocatore ad andare a prendere quel pallone. Seedorf con le mani per Costa Curta, un primo tempo assolutamente dominato dalla Milan, con la Roma, seconda forza del campionato, rinchiusa nella propria metà campo come fosse una squadra di medio bassa classifica, che poi in quella stagione quelle squadre hanno dato comunque fastidio al Milan, diversi pareggi, poi andremo a vederli per il Milan in quella stagione contro le squadre della bassa classifica. E Andrea Pirlo è anche questo, grande recuperatore di palloni, nonostante il fisico, nonostante magari la forza muscolare mancasse rispetto ai colleghi, ma sapeva leggere le traiettorie, chiudere le linee di passaggio, e anche abile nell'uno contro uno in fase difensiva. Gioco pericoloso quindi Mancini ai danni di Maldini. Cafu scambia con Kakà, non si intende con Gattuso, e allora la Roma è sventagliata con sufficienza di tocchi per Cassano, che comunque ringrazia. I due talenti giallorossi in quel giorno in maglia bianca non si sono visti almeno fino a questo primo tempo. Kakà reclama un fallo, non c'è. Tante bandiere rossonere, tanti striscioni rossoneri, quanti cuori rossoneri. Per una giornata bellissima da rivivere insieme, bellissima come clima atmosferico, come temperatura, come passione e come giornata. Si vinse il 17° scudetto per una stagione indimenticabile che rimarrà nella storia. Stagione che in Coppa Italia ha visto il Milan eliminato in semifinale dalla Lazio, poi Lazio vincitrice del trofeo. E dicevamo, dopo aver avuto la meglio sulla Sampdoria, agli ottavi e ai quarti proprio contro la Roma nel doppio confronto. Attenzione, il pallone rimbalza in area di rigore, si sporca i guanti Nelson Dida. È un intervento semplice ma potenzialmente davvero pericoloso. Controllo e scarico per Clarence Seedorf.
che riceve nuovamente da Cafu. Thomasson, ancora Cafu. Il calcio in porta, la conclusione da parte di Gattuso, conclusione alta. Rivediamo intanto la punta del piede alla ricerca del gol, con Ancelotti non contentissimo di questa disattenzione difensiva. Maldini in anticipo su Totti, Totti e Maldini a confronto. Davvero il calcio. Mancini. La chiusura questa volta di Sandro Nesta. Sotto gli occhi del primo assistente Ivaldi. Cross in mezzo, ora la Roma sta mettendo la testa fuori dal guscio, ma ancora non impensierisce il Milan, non crea problemi a Nelson Dida. Shevchenko cerca la rimessa rapida, trova Seedorf con le mani in mezzo a due. Pressione forte della Roma, ma il Milan continua il possesso con Gattuso, ancora Kakà, aveva fatto qualcosa di straordinario, rinviene però su di lui. E qui è Shevchenko invece a subire un tunnel, la Roma a ripartire con Totti, che non può toccare il pallone più di una volta, viene subito marcato, stretto, pressato, raddoppiato, triplicato. E allora lì ecco che perde il pallone. Il Milan potrebbe ripartire. Ma adesso è la Roma che tesse la tela. Maldini di testa, ancora su Totti. Cassano il controllo. Elegante, vuole mantenere lui il pallone. Sposta anche Emerson, appoggia Mancini. Si ributta in avanti Cassano. In mezzo a due Cassano si lascia cadere, viene tratto in inganno l'arbitro, poi grande lob di Andrea Pirlo. Shevchenko, ecco il fallo, c'è tutto, mi ha ammazzato, dice Andrei Shevchenko in questa mimica, in questa espressione facciale con il labiale, l'abbiamo visto. Ecco qui un intervento quasi da wrestling, apre le braccia Andrei Shevchenko, come a dire più di così. Seedorf all'indietro, riparte da dietro Clarence Seedorf per Nesta. Seedorf per Kakà al limite dell'area, apre liberissimo Andriy Shevchenko, la conclusione fuori di un nulla, ancora il Milan pericoloso, vicinissimo al 2-0 dopo la conclusione al limite dell'area da parte di Clarence Seedorf. Qui Kakà danza ancora una volta, Thomasson porta via due uomini, si libera Shevchenko, la conclusione, il diagonale sul secondo palo, fuori non di molto, controllo, si aggiusta il pallone e poi la frustata in diagonale. Davvero Kakà, visione 360. Tutti pensano in buchi verso Jondal Thomasson che fa movimento, si apre Andriy Shevchenko, la palla è per lui, tutto illuminato davanti all'ucraino che calcia ma non trova la porta. Tanto canta San Siro sempre di più. Pallone sul secondo palo. Lima riflette da solo sul traversone appena messo in area di rigore. Maldini e Costa Curta. Lungo di sinistro per Thomasson. Kakà lascia a Seedorf, Pirlo, Cafu. Gran palla tra le linee per Kakà, che elude il primo intervento. Arriva al raddoppio di marcatura a interrompere la corsa del brasiliano. Lima per Dacour. Errore piuttosto grossolano da parte del francese. Emerson in avanti,
Totti si appoggia all'indietro su Nesta, fallo fischiato. Candelaria arrivata a supporto e vediamo come Totti guardi e voglia sentire più Nesta rispetto che il pallone. Da lì arriva la sanzione da parte del direttore di gara, proprio da questa giocata scorretta a termini di regolamento. Kakà si appoggia su di lui, Thomasson fare la guerra, come si suol dire in termini calcistico, con la difesa a 4 della Roma. Fallo di mano non fischiato dal direttore di gara. Cassano chiama l'1-2 con Totti, sempre entra su di lui. Totti in questo primo tempo davvero evanescente. Seedorf, imbucata, era davvero difficile, la traiettoria all'angolo di passaggio era strettissimo. Pallone chiuso dalle maglie bianche della Roma, che riparte con Mancini. Cassano incontro, lascia sfilare il pallone perché dietro di lui in scivolata a fare ottima guardia a Paolo Maldini. Cafu. Pirlo per Kakà, sempre tra le linee, arriva immediatamente Clarence Seedorf, presa la palla di Dacour, ma alza il braccio, vuol dire fallo a due, tradotto gioco pericoloso da parte di Dacour. Chiamata perfetta da parte del direttore di gara, pallone preso, non viene toccato Clarence Seedorf, ma il pallone, ma il piede si alza ad altezza quasi ginocchio ed è decisamente una giocata pericolosa. Quello che lamentano i giallorossi ovviamente è il contatto piede-palla da parte di Dacour, ma la sanzione è un'altra. Siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, il Milan si avvicina a vincere il suo 17° scudetto dopo una stagione straordinaria con Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kakà, Rui Costa, Ambrosini, Nesta, Maldini, davvero una rosa straordinaria quella del Milan. Lascia Pirlo per Shevchenko, la conclusione non è distante dai tre pali bianchi difesi da Ivan Pellizzoli. Fischia due volte il direttore di gara, si va al riposo con il punteggio di 1-0, applaude e si alza in piedi il pubblico di San Siro. Le immagini che vi giungono sono quelle del secondo tempo tra Milan e Roma, gara che poi ha dato lo scudetto, il 17° per il Milan. Il primo tempo si è concluso per 1-0 grazie alla rete di Shevchenko al secondo minuto di gioco, un grandissimo colpo di testa, una frustata sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Ivan Pellizzoli, l'assist al bacio di Kakà, inquadrato Rino Gattuso. La sua concentrazione, grande primo tempo da parte di Rino Gattuso. Carlo Ancelotti in panchina, relativamente sereno per quello che al momento è il Milan scudettato, con la Roma alla terz'ultima giornata in questo momento distante 9 punti prima del fischio d'inizio, 76 punti Milan, 70 Roma, adesso 79-70, vorrebbe dire campionato chiuso. In altro caso sarebbe stata invece la possibilità di riaprire il campionato. Intanto dentro il giovane D'Agostino cambia subito la Roma all'inizio del secondo tempo, inserendo il talento di Gaetano D'Agostino, all'epoca 21enne, rimase ancora l'anno successivo ancora con la Roma, poi vari trasferimenti tra Messina, Udinese, Fiorentina, Siena, Benevento. Però davvero grande talento, trequartista, che poi si è abbassato un po' come Pirlo a giocare indietro nel centrocampo, Gaetano D'Agostino. Il cambio da parte di Fabio Capello, che ha scelto di togliere Vincent Candela ed inserire proprio D'Agostino, e qui la Roma passa in questo momento a 3 con Panucci, Zebina e Samuel Lima, a questo punto sulla linea dei centrocampisti, con Candelà, D'Agostino,
anzi Candelà è uscito al posto di D'Agostino, dunque con Mancini e Lima sugli esterni, Emerson, Dacour e appunto Gaetano D'Agostino a centrocampo e Totti, Cassano rimangono in avanti. Il Milan, lo ricordiamo, è Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Costacurta, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà per Thomasson e Shevchenko. Se vi steste chiedendo come mai non c'era in quella partita Inzaghi, perché in quella stagione Filippo Inzaghi ha giocato 28 gare in stagione complessive, di cui 14 con 3 gol in campionato, ma è stato bloccato da diversi infortuni Filippo Inzaghi in quella stagione e per quello non faceva parte di questa partita. Lo ricordiamo, per quanti si stessero chiedendo il grande Filippo Inzaghi come mai non stesse giocando quella gara di campionato. Dall'altra parte Thomasson aveva collezionato 37 presenze segnando 15 reti, grandissimo apporto da parte dell'attaccante danese per quella stagione, che oltre a Rui Costa e Kakà, c'è da ricordare, il Milan era partito anche con Rivaldo, che però in autunno andò via e lasciò il Milan, ma la batteria di trequartisti Rivaldo, Rui Costa e Kakà a disposizione di Carlo Ancelotti mette davvero i brividi, senza considerare gli altri giocatori ovviamente di talento, ma che potrebbero ricoprire quel ruolo, ma che hanno giocato in quella stagione prevalentemente in altri ruoli, come Clarence Seedorf per esempio, o come abbiamo detto anche Andrea Pirlo, che oramai da anni ricopre il ruolo di vertice basso. Per un Kakà che andò a realizzare un po' in maniera, se vogliamo, magica, vogliamo metterci questo pizzico di magia, sul primo gol in Serie A proprio contro l'Inter. E quell'anno il derby di ritorno fu uno dei più belli forse della storia, tra i più belli sicuramente. Ricordate il 2-0 a favore dei rivali sportivi con cui si era chiuso il primo tempo, ma poi grazie al gol di Thomasson, il suo classico gol da rapinatore d'aria, neanche un millimetro poteva lasciare lì il pallone che arrivava Jøndal Thomasson a metterlo dentro. I classici gol facili sì, ma bisogna essere lì, bisogna sentirlo, bisogna anticiparlo, annusarlo, visualizzarlo e fare gol. Jøndal Thomasson era capace di questo, caratteristiche che poi ha sempre avuto anche ovviamente Filippo Inzaghi, molto più in grande se vogliamo, con numeri pazzeschi da parte di Filippo Inzaghi. E poi il gol di Kakà e Seedorf. Con quell'anno l'ucraino Shevchenko, che non segnò in quella partita, è vero, tanto un fallo ai danni di Francesco Totti, si classificò quarto nella classifica del Pallone d'Oro 2003, preceduto da Paolo Maldini, che arrivò terzo. Vi abbiamo detto della Coppa Italia, stiamo raccontando della stagione in campionato, quella Champions League però fu un po' amara, a dire il vero, che dopo averla vinta l'anno prima ci fu la Corugna. E questa gara arrivò proprio poco dopo quella sconfitta, perché i tifosi rossoneri non si sono persi in polemiche, ma sono precipitati a sostenere la squadra, come vediamo dalle immagini, per evitare anche poi contraccolpi in un finale di campionato. E questa fu una scelta molto saggia, visto anche il momento che stava vivendo il Milan, un momento un po' di difficoltà in quel periodo tra marzo e aprile. Intanto la rincorsa con la finta da parte di Totti, che si lamenta per l'uscita anzitempo da parte di Gattuso. Ancora Totti, la conclusione, è la Roma che chiede il calcio di rigore al primo tiro vero in porta della partita al secondo tempo. Proteste molto vibranti, proteste accese, proteste che ricordiamo perché poi lasciarono anche spazio alla voce, non solo, da parte dei 10.000 tifosi della Roma giunti a San Siro. Rivediamo qui la punizione deviata dalla barriera, il tocco
di braccio ritenuto involontario da parte del direttore di gara, e dicevamo andato voce e non solo, perché i tifosi della Roma hanno poi iniziato un lancio di fumogeni e petardi. Uno di questi stordì Gennaro Gattuso Ringhio, che rimase a terra, e da qui poi si spiegheranno i 7 minuti di recupero nel secondo tempo, le proteste veementi di tutti i giocatori della Roma che hanno accerchiato l'arbitro per questo episodio, per questa scelta, hanno dato spazio al nervosismo, alla tensione. Intanto rivediamo il petardo esploso a poco più di un metro, un paio di metri da Gattuso, che rimane stordito a terra. Quindi i sanitari, il dottore del Milan deve entrare in campo per accertarsi delle condizioni di Rino Gattuso, e vigili del fuoco scendere sul terreno di gioco per andare a spegnere i fumogeni, i petardi. Rivediamo intanto il tocco che è stato nella circostanza di Shevchenko. Davanti a lui Mancini, che non gli ha fatto vedere il pallone. Subito Totti va dall'arbitro a chiedere in maniera plateale il calcio di rigore. Segno di Gattuso, pollice in su, a dire sto bene, a tranquillizzare tutti. Ma Gattuso, sappiamo, ha giocato con crociati rotti, ha giocato con infortuni di ogni tipo, e invece un petardo che stordirebbe chiunque. Già in piedi Gattuso, pronto a tornare in campo. Intanto Fabio Capello sotto la curva della Roma per indicare ed invitare il pubblico a restare calmi, a non perdere la testa. Bello il gesto da parte di Fabio Capello, gesto intelligente, inquadrato anche alle spalle abbiate, abbiamo visto. E Capello che qui torna in panchina dopo aver placato per quanto possibile i sostenitori della Roma. E questo episodio è un episodio che ha fatto discutere soprattutto la parte giallorossa, la parte romanista. Anche se bisogna dirlo, fino a questo momento è stato il primo tiro in porta da parte della Roma. C'è stata nella prima frazione di gioco, abbiamo ricordato dalle immagini, grazie alle immagini, di un tiro in scivolata all'MLM molto lento, gestito con tranquillità da Nelson Dida, e poi questa punizione al limite dell'area per fallo, punizione di Totti. Braccia conserte, comunque mantiene la calma Capello, si spiegano Lima, Emerson, Seedorf, che mima il gesto nel saltare. Poi negli anni sono sempre cambiate a fasi alterne, a cicli. Il dice non può saltare con le braccia lungo il corpo, Seedorf sta dicendo, ma comunque la regola del fallo di mano poi è cambiata negli anni, è cambiata in precedenza, sta cambiando, era cambiata negli ultimi anni, cambierà ancora forse, non si sa. Ma gli episodi più grandi nel calcio, poi li stiamo rivivendo, sono stati appunto proprio questi infortuni, questi tocco di mano volontari, involontari, figura del corpo, braccio aperto, braccio non aperto, poi il colpo di testa in questo momento da parte di Zebina, la presa di Nelson Dida, il pubblico di San Siro che torna a gridare perché sente sempre più vicino il 17° scudetto della storia rossonera. Con una Roma, però, c'è da dire che è tornata in campo con un altro piglio. Stiamo vedendo come è cambiata la formazione della Roma con l'ingresso di D'Agostino per Candelà. Questo ha portato a un cambio anche tattico, più vicino forse ai sincronismi giallorossi che conoscono a memoria quella che è stata la difesa 3, grande protagonista della vittoria dello scudetto della Roma. Ma comunque Capello negli spogliatoi si sarà fatto sentire, ed è per questo che il Milan deve arginare l'urto iniziale di questo secondo tempo della Roma per poi portare a casa e festeggiare con i propri tifosi uno scudetto, come detto, meritatissimo. Vi stavamo raccontando della Champions League e del periodo dopo l'eliminazione contro la Corugna, e appunto quel 7 aprile i rossoneri hanno comunque superato di misura con un rigore negli ultimi minuti l'Empoli a San Siro,
comunque hanno iniziato a vedere un po' di fatica, ma non hanno mai perso l'obiettivo di vista. Intanto una conclusione alta da parte della Roma, nello specifico il controbalzo esterno sinistro alto di Lima. E poi sempre negli ultimi minuti il Siena in Toscana con un 2-1 firmato Kakà in tuffo di testa. E poi il pareggio senza reti a Udine. L'Udinese fu l'unica squadra imbattuta quell'anno dal Milan nel doppio confronto andata e ritorno di campionato. E 7 punti sono stati fatti nelle successive gare, sì, sempre sofferte, ma andando ancora più indietro, il Milan pareggiò contro il Chievo 2-2 con un gol all'80esimo di Pirlo. Poi ci fu il pareggio a Modena senza Shevchenko. Il 10 aprile Milan-Empoli, Scudetto, già detto, citato, 1-0 con gol all'86esimo minuto di Pirlo su rigore. La settimana dopo a Siena, sempre intorno all'80esimo minuto, l'81esimo per la precisione, è stato Kakà di testa a mettere il punto del 2-1 e poi il pareggio contro l'Udinese. Ma questo è bastato per mantenere, come detto, i 6 punti di vantaggio sulla Roma. Quindi vincere anche le partite non eccellendo, con la stanchezza, l'eliminazione dalla Champions, la Supercoppa Europea giocata, la Champions League arrivata fino a quasi in fondo, il Milan è riuscito a portare a casa tutte le vittorie, quelle sporche, quelle brutte, quelle che poi ti fanno vincere gli scudetti. Qui intanto Dida in anticipo su Antonio Cassano, e questo è sintomo di una grande forza anche psicologica, di consapevolezza da parte dei rossoneri, che guardandosi in faccia negli spogliatoi, negli allenamenti, durante le partite, sapevano di poter contare su loro stessi, sulla loro grande tecnica e qualità e individualità, ma anche e soprattutto sui compagni che avevano di fianco e che giocavano per loro stessi, per i compagni, per lo spogliatoio, per il gruppo, per la maglia. In quel periodo lì ebbe proprio la crisi anche la Juventus, che si allontanò dalla coppia di testa Milan e Roma. Una stagione che ha visto il Milan raccogliere tantissimi record, innanzitutto rimanendo in tema di spettatori, proprio la media spettatori prima in classifica con 63.000 spettatori per gara. Poi la singola gara con 78.300, quindi gara con più spettatori singola, è stata proprio, come vi dicevamo prima, quella di Milan-Brescia, che ha superato Milan-Inter. Intanto si scaldano gli animi, guardate Lima che va giù e poi va addirittura a beccarsi con Kakà, il giocatore più corretto e tranquillo probabilmente della storia del calcio. Infatti rimane impassibile nonostante aver preso una bella randellata e anche un affronto, ma gli animi si sono un po' surriscaldati da quell'episodio, da quel calcio di rigore reclamato da parte della Roma, che poi effettivamente non è stato sanzionato così dall'arbitro ben appostato, che ha visto benissimo la dinamica del movimento da parte di Shevchenko in barriera. Ma il secondo tempo si è anche scaldato, un secondo tempo che ha visto la Roma uscire fuori in questo avvio, che ha visto i tifosi innervosirsi, il lancio di petardi, cappello sotto la curva della Roma per predicare calma, e questi interventi con il susseguirsi di cartellini gialli sventolati da parte del direttore di gara. Ma il Milan deve mantenere, ha saputo mantenere la calma, perché le partite vanno anche lette, vanno capite, vanno cullate, coccolate e surfate come un'onda del mare. E il Milan ha capito quando rallentare il gioco, quando accelerare, far male subito, calcolare la veemenza di una Roma che sarebbe scesa in campo, conoscendo anche Capello, con grande veemenza e furore agonistico, e poi la saggezza di non cadere in provocazioni che ovviamente la Roma avrebbe potuto mettere in campo, perché a quel punto non avrebbe avuto più nulla da perdere, essendo praticamente a 45 minuti dal consegnare virtualmente lo scudetto al Milan, con il quale ha conteso proprio il titolo di campione d'Italia per quella stagione.
E dunque l'intelligenza di una squadra e la forza è letta in tante dinamiche, in tanti fattori. Quindi il fallo e la forbice di Lima era chiaramente fallo, ma non si è scomposto. Un giocatore intelligente sul campo, forte ma intelligente anche come ragazzo nella vita di tutti i giorni, ed è molto importante anche avere queste qualità extra calcistiche per poter essere poi un talento, un campione riconosciuto da tutti per un tempo davvero indeterminato. E la Roma qui che continua a premere, guadagna ancora un altro calcio d'angolo, ma chiudendo il record da parte dei tifosi del Milan, l'ultimo dei tre record riguardanti loro di quella stagione è proprio anche quello degli abbonati. 49.100 abbonati in quella stagione del Milan. Cross in mezzo, ma come dicevamo non ha finora ancora sofferto il Milan. Dida non ha dovuto mai superarsi, ma neanche effettuare una parata. E qui è stato fischiato un fallo a due in area di rigore, un gioco pericoloso da parte di Cafu, una cosa che nel calcio moderno, dire moderno insomma, sono passati poi neanche tutti questi anni, però un calcio a due in area di, una punizione a due, un calcio a due in area di rigore è davvero davvero inusuale. E invece la Roma, che di pancia sta andando a cercare il gol del pareggio, che comunque lascerebbe il Milan a più 6 con due giornate da giocare. Le ultime due giornate il Milan comunque le ha giocate con la migliore formazione per onorare al meglio il campionato. Un Milan che è andato ad affrontare nelle ultime due giornate di quel campionato la Regina perdendo 2-1 e poi ha vinto appunto con il Brescia 4-2. E qui c'era davvero i brividi, bisognava avere in questo momento, con Totti che voleva la rispettata la distanza fino all'ultimo e la conclusione neutralizzata dal doppio intervento Costa, Curta, Gattuso, i due cuori pulsanti rossoneri per eccellenza. Si scaldano anche componenti della panchina del Milan. E ancora un calcio d'angolo, ma ancora il Milan che non ha sofferto. E poi questo è Kakà nelle ripartenze, con il vento in faccia, i capelli che volano via come su una spider. E Seedorf che con tutto il suo repertorio, velocità, tecnica, controllo di palla in corsa, in velocità, forza fisica, perché lì Lima non lo ha mai spostato, anzi Clarence Seedorf ha messo il corpo, ha detto questa è roba mia, e poi con la tecnica, con un vellutato esterno destro, è andato a superare l'avversario, ha guadagnato fallo, e da qui l'intelligenza di rallentare il ritmo e di far salire la squadra, tutto in un'unica semplice azione. Agli occhi un banale stop e fallo guadagnato, ma se andiamo ad analizzare tutto questo è Clarence Seedorf. Pallone dentro pericoloso, e ancora il Milan che si rende pericoloso davvero con una palla al veleno di Pirlo, tutto il repertorio dei rossoneri messo in campo in ogni singola giocata. Pallone che sopra la testa del primo uomo in barriera e poi rimbalza dentro l'area piccola, ed è quello davvero il pericolo principale. Difficile da leggere per le difese che corrono verso la propria porta e dunque rischiano un autogol, e anche per il portiere, grande anticipo di Gattuso che chiede l'1-2 con Andriy Shevchenko di tacco, servito l'8, e poi Gattuso che parla allo stadio e ancora ci fa saltare in piedi come fosse quello il momento, ferma il tempo, Rino Gattuso tutti in piedi ad applaudire il Milan e in quel caso Gennaro Gattuso, e i cori per il numero 8. Milan davvero che aveva tutto, tecnica, forza, classe, polmoni. E guardate Shevchenko in mezzo a due, va via così, pallone a rimorchio messo dietro. Mancini fa buona guardia della Roma con i due Totti Cassani, prova a giocare Totti Cassano
non si è capito con Emerson, che si era spinto in avanti in ora in quello che ora è un centrocampo centrale a 3 a 5, la cerniera mediana della Roma, e quindi anche più spazio per gli inserimenti dei centrali, delle mezzali di Fabio Capello. E a proposito di record, tornando al discorso dei record di quella stagione, 82 punti finali conquistò il Milan, un record assoluto nella Serie A, a 18 squadre con 3 punti per vittoria, mentre con 11 successi esterni nel torneo a 18 squadre, il club eguaglia Juve, Inter e il Milan del 63-64. 25 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte, e la seconda sconfitta, come anticipato poco fa, è arrivata alla penultima giornata contro la Regina Reggio Calabria, con il Milan che aveva appena vinto questa partita, lo Scudetto, e ancora Kakà a cercare Thomasson in questa occasione, gara che aveva visto la Regina e il Granillo andare avanti per 2-0 con le reti di Michele e Cozza, un po' di Omar Korda, anche citando questi nomi che hanno fatto la storia della Serie A, e in rete ancora Andriy Shevchenko. Altro record, il maggior vantaggio sulla seconda classificata per i campionati a 18 squadre, che poi in chiusura furono 11 sulla Roma, dai 6 potenziali qui si arrivò ad 11 dopo altre due giornate, con 71 Roma, 82 Milan, e con 65 gol fatti è il terzo miglior attacco dietro Roma e Juve, 24 gol subiti, la seconda miglior difesa dietro la Roma di quel campionato, e la Roma di Capello sappiamo come sia molto attento e preparato sulla fase difensiva, e le sue difese siano sempre solide, abbia costruito le squadre proprio su una solidità difensiva, ma è bastato un gol in questo caso e due nei restanti tre precedenti con la Roma per vincere, come detto, 2-1 le altre partite. Intanto tutto al volo per il Milan, che prende gli applausi, diciamo, per vincere contro la Roma sempre in questa stagione. Totti, Gattuso su di lui, Gattuso che negli uno contro uno su Totti in quella partita ha avuto sempre la meglio, come stiamo testimoniando, come stanno raccontando queste immagini. Cafu non affonda, ovviamente solo Thomasson in mezzo a tre pilastri della difesa della Roma. E allora l'altro ex dopo Panucci, ovviamente anche Cafu, decide di tornare indietro. E ora il Milan che palleggia, gioca anche con il cronometro. No, look di Pirlo per Kakà, che non ci pensa due volte e calcia in porta. Cafu si butta dentro, persino dalle innate qualità tecniche, dalla propulsione offensiva sempre presente, con una gara Scudetto. Il pendolino Cafu continua a spingere, continua ad andare in avanti, nonostante il risultato sia di vantaggio, nonostante bisogna difendere, il Milan è sempre atto ad offendere, e Cafu, l'interprete migliore per quel tipo di calcio, quel tipo di difesa, avendo anche tra l'altro avanti tatticamente nessuno, perché aveva la corsia libera con il diamante di centrocampo o l'albero di Natale, la corsia era spalancata ai terzini, anche perché poteva correre, perché sul binario e alla destra di quel diamante a 3 di centrocampo c'era Gattuso, sempre pronto a fare una corsa in più per tutti i compagni e tatticamente pronto a scalare all'indietro per andare ad osservare il buco lasciato dalla propulsione offensiva di Pendolino Cafu, numero 2 del Milan. Pirlo in avanti per Thomasson. Abbiamo visto scaldarsi in precedenza, fuori gioco millimetrico ma precisa e puntuale, la segnalazione da parte dell'assistente Ivaldi. Abbiamo visto scaldarsi prima Ambrosini, di quella stagione iconico fu il gol di testa all'Olimpico contro la Lazio, quel terzo tempo su assist spettacolare, liftato, frustato di Clarence Seedorf, e l'inzuccata volante di Ambrosini, che aveva nel colpo di testa una delle sue qualità principali,
oltre che grande, grande cuore, grande corsa, grande abnegazione, è stato un po' l'alter ego, se vogliamo, di Gattuso, ma hanno giocato spesso anche e molte volte insieme in campionato. Ambrosini e Gennaro Gattuso con le immagini intanto che vedono portare palla a D'Agostino, appoggiare per Zebina. Mancini, pallone dentro, Nesta e Maldini, poi allontanano Pirlo per Kakà, che si fa sempre trovare pronto nella posizione per ripartire e non lo prendi mai, non lo fermi mai se non con un intervento falloso, anche questo al limite del cartellino giallo, forse qualcosa di più. L'arbitro evidentemente ha lasciato proseguire, o meglio ha fermato il gioco, ma non ha ammonito il protagonista del fallo. E dicevamo di Ambrosini, che realizzò in quella stagione l'unico gol in campionato in quella partita. Conto qui Kakà fermato nelle 20 gare giocate in quel campionato, poi prenderà parte anche a questa partita agli ultimi 10 minuti evidentemente Ambrosini. E poi Ambrosini in quella stagione segnò un altro gol, sempre per rimanere in tema, contro la Roma in Coppa Italia. In quella partita contro la Lazio proprio giocò al posto di Gattuso, il centrocampo era Ambrosini, Pirlo, Seedorf, con Rui Costa dietro Jondal Thomason e Shevchenko, dunque turnover sempre ampio. In quella stagione c'era anche Calaz, ovviamente lo abbiamo ricordato, che poteva disimpegnarsi tranquillamente nella posizione di difensore centrale, centro-sinistra, per il suo grande mancino o terzino sinistro. Intanto Shevchenko, la conclusione, ancora il Milan a rendersi pericoloso, ancora una volta in ripartenza, questa volta Shevchenko un po' egoista, abbiamo visto Thomason chiedere il pallone a centro area, alle spalle c'era anche Kakà che gli dice guarda. Ovviamente Shevchenko davanti al portiere ha sentito profumo di animale ferito e ha voluto provare a fare gol, ma Thomason era sicuramente messo in una posizione migliore. Sventagliata di Cafu per Pirlo, ancora Pirlo, pallone in mezzo con il suo caratteristico incedere, palla al piede e con quel movimento a girare la gamba con il busto quasi fermo, quasi in un no look. Arriva il cambio, il secondo per la Roma, che le prova tutte, inserisce Marco Del Vecchio al posto del giovanissimo Cassano, un talento davvero cristallino che in questa partita non ha particolarmente brillato al fianco di Totti. E allora spazio per il più navigato Marco Del Vecchio, non ha rischiato le tre punte qui Fabio Capello. D'Agostino prova un'altra giocata, un colpo di tacco tunnel su Gattuso, decisamente rischioso. Thomason, la sponda per Cafu, Dakur e Emerson, centrocampisti di quantità infinita, infatti vediamo come rincorrono in questo caso gli avversari. Costa Curta a fare il terzino su e giù sulla fascia in quella partita, nella parte seconda parte della sua carriera, davvero grande dimostrazione. Thomason ancora per Costa Curta, che finta di andare via e poi libera Thomason con una grande giocata. La precisione, la tecnica di cui parlavamo di Thomason, ricordato da tutti per il suo essere uomo d'area di rigore, ma una grande tecnica, come si è girato con una Veronica su quel pallone, eludendo poi l'intervento di due difensori ed è andato a piazzare il pallone sul secondo palo. Qui solo un grande intervento di Ivan Pellizzoli ha evitato il 2-0 e davvero la chiusura definitiva di gioco, incontro e campionato. Emerson al limite, la conclusione ribattuta
da un Nesta che si è immolato. La Roma preme, alza il baricentro, ma resta comunque senza artigli per il momento. Anticipo di Cafu. Seedorf scambia con il brasiliano, che può salire. La Roma è messa male. Ora si gioca un 5 contro 5. Pallone per Shevchenko, messo dentro di prima intenzione per Thomason, che aveva letto e aveva giocato sul movimento d'anticipo su Walter Samuel. Gattuso e Pirlo palleggiano. Cambio di passo del 21, che arriva fino al limite, guadagna una punizione importante. Non si scompone ancora Andrea Pirlo, ma è capace anche di azioni personali, non solo ovviamente, evidentemente, di giocate balistiche, pallapiede. È andato giù anche Shevchenko in questa azione sul pallone. Ora sono Seedorf e Pirlo, ma è evidente che sul pallone in quegli anni potevano andare tanti giocatori. Shevchenko, Kakà, Rui Costa, quando ovviamente non in, questo, in questa occasione, perché non presente in campo, ma davvero tanti. La rincorsa di Pirlo è una finta. Seedorf va in porta, colpisce da Kur. Calcio d'angolo per il Milan. Quindi punizioni dai 16, dai 20, 25, 30. Si poteva davvero scegliere qualsiasi cosa con Pirlo, che in quella stagione la maggior parte dei suoi gol li fece da fuori area, con questo tiro di collo esterno destro che andava ad aprirsi e dunque diventava imparabile. E intanto un'altra conclusione, questa volta di Sandro Nesta, la parata di Pellizzoli. Il Milan che, anche se col baricentro si abbassa, è sempre più pericoloso della Roma e sollecita sempre Pellizzoli. Dicevamo di Pirlo, delle sue conclusioni di esterno destro che andavano ad aprirsi liftate e a giro con le tre dita alle brasiliane. Lui che è sempre stato considerato calcisticamente un brasiliano mancato per le sue doti tecniche, il brasiliano della nazionale italiana, e andava così a deludere l'intervento dei difensori su tutti. Ricordiamo per esempio tra il gol di Pirlo con la maglia del Milan, quello a Parma. Ce ne sono stati tanti in questa, di questa fattura, in questo collo esterno destro che andava ad aprirsi sul secondo palo e lasciava intendere ai portieri di poterci arrivare prima di poi aprirsi con un giro davvero imparabile. Guardate chi entra, un giovanissimo De Rossi. Sono belle immagini anche per rivedere i giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. In questo caso stiamo analizzando Milan-Roma, andare a vedere anche il pubblico, i cori, i regolamenti, come le punizioni a due, andare a rivivere un po' con nostalgia positiva quelli che sono stati anni bellissimi. Anche i, tutto il contorno, insomma, di, quello, di quella che è poi la partita, e appunto andare a rivedere anche, oltre che le giocate, le movenze, i visi, i volti, come sono cambiati nel tempo da parte di giocatori che sono poi cambiati non solo nell'arco cresciuti della carriera, ma anche ovviamente come ragazzi, come uomini. Seedorf chiama su la linea di difesa, l'abbiamo visto gesticolare, linea che rimane bassa. Intervento di testa in ripiegamento di Shevchenko e poi il contrasto tra connazionali Dida ed Emerson. Rimane a terra dolorante per un colpo subito al ginocchio destro Nelson Dida. Rivediamo contrasto aereo, Dida che esce e poi probabilmente nel contatto, nel ricadere con il ginocchio, un piccolo dolore per il portierone brasiliano del Milan, Nelson Dida.
rivedendo anche i flash di quella stagione. Intanto, a proposito di flash, entra Massimo Ambrosini. Anche in quella stagione arrivò Pancaro, che fece un gol molto importante a Brescia nel finale di testa da corner all'81esimo minuto. Un altro di quei flash che riviviamo nella mente di quella stagione. Ed esce Thomason, si ricompone. Grande applausi, grande standing ovation per Jondal Thomason, che prende anche l'abbraccio di Andriy Shevchenko. E si ricompone l'albero di Natale. Canta lo stadio per Jondal Thomason, anche lo striscione, avete visto, JDT15, Jondal Thomason. E si ricompone l'albero di Natale a questo punto, con Seedorf che si alza sulla linea dei trequartisti e il centrocampo ridisegnato con Ambrosini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kakà, dietro Shevchenko, anche se momentaneamente stiamo vedendo come il Milan si sia messo con un 4-4-2 con Seedorf a sinistra e Gattuso a destra, almeno in fase difensiva ovviamente. Infatti il primo a schermare Panucci è proprio Gattuso. Fallo fischiato in maniera un po' generosa per l'intervento ai danni di Emerson. Scorrono i secondi sul cronometro, il Milan si appresta a vincere il campionato proprio alla terz'ultima giornata contro l'avversario di un'intera stagione. È stato un finale bellissimo di una stagione indimenticabile e indelebile nella storia del Milan. D'Agostino in mezzo, allontana ancora una volta, questa volta è Cafu, poi la conclusione di Mancini lontana dai tre pali bianchi. Ma vincere uno scudetto contro l'avversario di una stagione, in uno scontro diretto come fosse una finale di un torneo, farlo in casa sotto i propri gli occhi dei propri tifosi, e qui è arrivato un altro oggetto, una bottiglietta e poi un petardo a stordire da parte dei sostenitori della Roma. E come dicevamo, da lì è stato decretato un recupero siderale, 7 minuti, e il nervosismo di quella partita, di quella giornata, con anche sugli spalti che si accendono un po' i cori, gli sfottò per quanto sta succedendo, per lo scudetto che viene virtualmente sfilato dalle mani di nessuno, ma che si trovava a metà tra Roma e Milan, e che il Milan riesce a fare suo in questa occasione, in questa partita, con un Dida che è stato grande protagonista della stagione, grande protagonista assoluto anche nella storia ovviamente del Milan. In quella stagione Dida fece 32 presenze in campionato, saltando solo le ultime due partite. Dunque fino a quel momento Dida era sempre sceso in campo 90 minuti per 32 giornate, e poi nelle ultime due partite non è sceso in campo Nelson Dida, che per il resto della stagione aveva anche saltato la gara del girone H di Champions League tra Milan e Celta Vigo in casa, dove poi tra l'altro il Milan perse per 2-1 quella gara, e fu davvero una stagione importante per Nelson Dida, che saltò tra le altre cose anche la Supercoppa italiana vinta dalla Juventus, ma perché in porta scese Abbiati. Non era infortunato in quel senso Nelson Dida, ma giocò Abbiati dal primo minuto. Intanto è Gattuso che guadagna fallo, e guadagna secondi preziosi anche per
stemperare, non solo per avvicinarsi al 90esimo, ma anche per stemperare una partita che di fatto si sta sportivamente incattivendo. Il rinvio lungo direttamente nelle braccia di Ivan Pellizzoli, un altro portiere, un altro giovane davvero molto promettente. Intanto pallone rubato da Clarence Seedorf, errore di Zebina Seedorf, che da posizione leggermente più ravvicinata ha ricordato con questa conclusione il gol che portò il 3-2 definitivo nel derby vinto in rimonta 3-2 di cui parlavamo prima, poc'anzi. Conclusione di Clarence Seedorf, anche le sue conclusioni con questo collo mezzo esterno destro, un marchio di fabbrica. Abbiati in quella stagione, tornando proprio a parlare di De Abbiati, due portieri che hanno fatto la storia del Milan, giocò in totale 8 partite la Supercoppa italiana, giocò la gara di Champions di cui sopra contro il Celta Vigo, le due in Serie A, le ultime due del campionato, e giocò tutta la Coppa Italia da titolare ed era in panchina. Ovviamente giocò Dida secondo le scelte di Carlo Ancelotti, la Supercoppa e anche l'Intercontinentale. È pronto ad entrare anche Manuel Rui Costa. Fare il suo ingresso in campo, e davvero il Milan poteva disporre di giocatori così in panchina. A leggere i nomi di quella rosa viene davvero da piangere di gioia, con il Milan che in panchina quel giorno schierava Abbiati, Calazze, Laursen, Serginio, Ambrosini, Brocchi e Rui Costa. Rui Costa che prende proprio il posto di Kakà, e ovviamente standing ovation, abbraccio e ringraziamento da parte di Gattuso, tutti in piedi per applaudire Riccardo Isaacson dos Santos Leite Kakà, il 22 del Milan, tutti a saltare, impazziti per Kakà alla sua prima stagione di Milan. Intanto è arrivato un petardo nuovamente. E più nervosi dei giocatori forse proprio gli spettatori. E andare avanti così è davvero praticamente impossibile. E vediamo anche come è cambiato il calcio, perché per nostra fortuna, per fortuna di tutti, per fortuna dello spettacolo, dell'educazione, questi episodi sono altrettanto rari da vedere, un po' come altrettanto raro vedere la punizione a due di cui vi abbiamo accennato prima, la punizione a due in area di rigore. E lì ancora i tifosi ospiti erano nel primo anello verde, adesso sono al terzo, sono dislocati più in alto, e anche tanti cambiamenti. Vediamo la panchina del Milan com'era alla sinistra delle telecamere, invece adesso è alla destra la panchina del Milan. Sono tanti piccoli cambiamenti che è bello anche andare a ripercorrere per rievocare ricordi, cambiamenti, momenti di riflessione, di discussione. I tifosi della Roma che stanno anche lasciando il settore a loro dedicato, ma non smettono fumogeni e petardi. Primo pallone toccato da Manuel Rui Costa, un altro che ha d'eleganza, non è secondo a nessuno, e in tecnica bellissimo da vedere. Anche solo in una corsa difensiva come in questo caso, il pallone in avanti, continuano a piovere fumogeni e
petardi. Allora continua a guardare il cronometro, ma giocare così tra l'altro aiuta anche il Milan, ha aiutato anche il Milan, perché è chiaro che innervosisce ulteriormente la squadra che deve andare a fare gol, la squadra che deve pareggiare, ne trae vantaggio ovviamente la squadra che è qua indeciso tra 8-7 minuti di recupero. Avete visto Messina parlare con il quarto uomo, saranno poi 7 come detto i minuti di recupero, ma andare continuamente ad interrompere una veemenza calcistica sportiva della propria squadra e anche lederne le stesse capacità e probabilità, abbassando poi l'adrenalina, la tensione agonistica, abbassandola e rialzandola, non è facile anche per i giocatori in campo. E qui chissà quanta adrenalina anche sugli spalti quando è iniziato a piovere, come vediamo dalle immagini. Ed è per questo che vedete delle postazioni libere allo stadio, perché stanno cercando di assieparsi, di avvicinarsi, chi sotto l'ombrellone, chi ripararsi sotto le tettoie di San Siro. Ma davvero attimi di tensione emotiva anche per i cuori rossoneri presenti, che vogliono festeggiare lì, sono arrivati a San Siro per festeggiare, lo scudetto manca poco e non vogliono subire gol. C'è Nelson Dida per questo. E qui Walter Samuel va a toccare Nelson Dida. C'è una punizione sempre velenosa di Totti, che gliela va a far rimbalzare una spanna davanti di difficile lettura, un po' perché il campo si stava bagnando, un po' perché sono sempre traiettorie complicate per un portiere che difficilmente può bloccare in un tempo solo e unico una conclusione di questo tipo. In alto di ricosta proprio Walter Samuel. De Rossi all'indietro. Manca ancora un cambio per Carlo Ancelotti, che lo spenderà ovviamente in questo recupero. De Rossi in avanti per Totti. Nesta su di lui. Totti che lascia intendere un po' di nervosismo con il suo grande amico Nesta. È un po' lui che va da Nesta e poi gli dici: ma che sei matto, come a dire, che intervento mi hai fatto. Ma in realtà è più un nervosismo dettato dal momento, dal vedere sfilare, come detto, uno scudetto per una Roma che era tra le favorite di quel campionato, con Cassano, con Totti, con Walter Samuel, con Emerson, con Pellizzoli in porta, dietro l'esperienza dello stesso argentino, di Panucci, di Zebina, che è stato protagonista dello scudetto vinto, di un giovane De Rossi, della qualità di D'Agostino, un altro giovane interessante, i polmoni di Emerson da cuore. Insomma, era una squadra che poteva contare anche sull'esperienza di Del Vecchio, sempre in gol ogni stagione, e dalla qualità di Mancini, ma il Milan ebbe la meglio anche su una squadra così, così forte. Ovviamente il Milan era fortissimo, ma sul campo non è mai semplice. Ancora Gattuso ad arringare il pubblico, a caricarlo con i sorrisi di Kakà, di Serginio, di Abbiati, che già pregustano la vittoria dello scudetto. Lo scudetto con di fianco ad Ancelotti, Kakaber, Kakakalazze, che evidentemente è l'ultimo cambio scelto da Ancelotti proprio per andare a spezzare ancora un po' il ritmo e la pressione finale. Piove un altro fumogeno, questa volta indirizzato al direttore di gara, quasi colpiva il fischietto. Allontana Gattuso con una demivolée, ma bisogna allontanare anche questo ordigno. E allora entrano in campo praticamente
quasi come i giocatori, anche i vigili del fuoco. E aumenta la sofferenza un po' per tutti con questo continuo interrompersi del gioco, per chi vuole vincere lo scudetto, per chi ci prova fino all'ultimo, per i giocatori, ma anche per i tifosi che sono lì attaccati al seggiolino a soffrire con la squadra, anche se, come detto, come visto, la sofferenza poi di fatto è stata pressoché nulla. La chiusura di Manuel Rui Costa, tutti in piedi, tutti si alzano anche dalla panchina, tutti che si avvicinano alla linea laterale del campo per un'invasione di festa sul rettangolo verde. Kakà che andrà ad infoltire la difesa per questi ultimi attacchi giallorossi della Roma, chiama proprio in questo momento il cambio. Esce Clarence Seedorf, entra Kakà Kalaze. Anche l'olandese è applauditissimo con quel ghigno, quel sorriso di chissà che di lì a poco, a pochissimo, sarà scudetto, sarà un altro trofeo per un giocatore che ha vinto tutto, ha vinto tanto, 4 Champions League per Clarence Seedorf, che va ad applaudire il pubblico di San Siro. Una delle ultime palle buttate dentro l'area di rigore da parte della Roma, è velenosa, è tagliata, ma allontana Manuel Rui Costa in seconda battuta. Pirlo, l'uomo più avanzato, ad infastidire Zebina, che cambia gioco ma pesca Andriy Shevchenko di petto il controllo, l'apertura per il contropiede del 3 contro 2. Ora arrivano altri difensori della Roma, ma il Milan buttarsi in avanti proprio con Kakà Kalaze. Pallone sul secondo palo, non raggiunge Pirlo, ma c'è Rui Costa, prova la giocata a suola, stop, ma non controlla il pallone, allora è costretto a fare fallo e a permettere a tutta la squadra e ai compagni di riposizionarsi in maniera ermetica, a chiudere e a proteggere questo vantaggio che non vuol dire 3 punti, ma vuol dire scudetto oltre ai 3 punti. Shevchenko a rincorrere l'avversario, tutti in piedi, gli spettatori del primo rosso appoggiati alla balaustra, alla transenna, e anche questo oggi per vedere i tempi che cambiano non sarebbe possibile, con gli steward pronti a placcarti per mantenere ordine. Si alzano le braccia ancora una volta, il ringhio di Ringhio Gattuso e lo sguardo di chissà che non può ancora festeggiare, ma dentro sta implodendo e non aspetta altro che esplodere di gioia insieme ai propri tifosi nella propria casa, con i propri compagni. E guarda il fischietto, mantiene possesso il Milan, che comunque si va in avanti, e arriva il triplice fischio per il Milan, che può buttarsi su Carlo Ancelotti e può far sventolare alte le bandiere ed anche quel tricolore con il numero 17 colorato sopra e disegnato per la vittoria del campionato del Milan. Tutti in campo ad abbracciarsi, una grande festa che finalmente può cominciare. Il Milan è campione d'Italia per la 17ª volta. Bellissimo rivivere insieme a voi queste fantastiche emozioni, ma non mi resta che salutarvi con queste bellissime immagini. Un saluto da parte di Francesco Specchia.